troviamo in questo momento nel Salone Maria Luigia della Biblioteca Palatina di Parma, una delle biblioteche più importanti, ricche e originali d'Italia ed Europa, che racchiude nelle sue collezioni circa 800.000 volumi. È una biblioteca antica, fondata nel 1761 da Filippo di Borbone e occupa un'ala consistente del complesso monumentale della Pilotta. I suoi fondi sono ricchissimi e estremamente diversificati. Ha una sua veste monumentale estremamente importante, come dichiara il salone nel quale mi trovo in questo momento, il cui soffitto è decorato da Scaramuzza, uno dei pittori più importanti della scuola di Parma, e custodita sotto lo sguardo rassicurante e illuminato della sovrana Maria Luigia, a cui si deve la costruzione per l'appunto di questa sala, che si trova alle mie spalle, scolpito dal Canova. Siamo a Parma, nella sezione musicale della Biblioteca Palatina. Si tratta di una biblioteca nata nel 1889 e raccoglie i fondi che provenivano dalla Biblioteca Palatina, in particolare il Fondo Maria Luigia e il Fondo Borbone, che sono andati ad unirsi a fondi significativi della Regia Scuola di Musica, che era la scuola istituita da Maria Luigia nel 1825. Maria Luigia, da brava Asburgo, aveva preso le arti e suonava insieme ai suoi familiari la sera, attorniata anche dalla nobiltà di corte, e ella era un'abile pianista e anche suonava l'arpa, cantava, e a testimonianza di ciò ci rimane il suo fondo, che è Fondo appunto Maria Luigia, che raccoglie tutta la produzione più significativa di quegli anni. La nostra particolarità è quella di possedere, tra gli altri, i documenti maggiormente significativi di musicisti che hanno operato o hanno studiato in questa realtà nel XIX e nel XX secolo. La Biblioteca Palatina di Parma è importantissima perché costituisce non soltanto un repertorio di testi, di volumi e di documenti estremamente significativo per la storia e la cultura di Parma, dell'Italia e dell'Europa del suo tempo, ma anche perché fu al centro delle attività collezionistiche del palazzo e quindi fu in qualche modo il cervello, il motore di tutto ciò che avveniva negli altri istituti contenuti in questo complesso. Proprio per tener fede a questa responsabilità di luogo di pensiero da cui si dipartono poi tutte le attività museali del resto del complesso, la Palatina è oggi oggetto di un profondo lavoro di riqualificazione, di ripensamento e di rilancio. Intanto è stato intrapreso un nuovo lavoro di acquisizioni, che è fondamentale per poter arricchire la biblioteca di tutti gli strumenti bibliografici che sono fondamentali alla sua vita e alla sua utilità pubblica, ma poi soprattutto sono stati sottoposti a restauro e a ripensamento alcuni spazi collaterali che la riguardano. Questo allargamento dei suoi spazi ovviamente permetterà una ridistribuzione delle sue funzioni in altri ambienti che verranno riqualificati per un rilancio complessivo dell'istituto, mantenendo l'illustre funzione, l'illustre immagine che ha avuto ereditato dal passato, possa ritornare e continuare ad essere centrale come lo è stata nei decenni a venire.